Buon pomeriggio, siamo in diretta dal parco di Villa Fafar di Firenze. Io sono Daria Manente dell'UISP Comitato di Firenze. Oggi e domani si svolge la quarta edizione dei mondiali antirazzisti. L'evento fiorentino precede quello nazionale che si terrà a Modena dal 4 all'8 luglio. Ci racconta qualcosa di più sui mondiali antirazzisti Leonardo Sbolgi della UISP Solidarietà Firenze. Sì, ciao a tutti, siamo qui oggi al parco di Villa Favre, saremo qui oggi e domani per celebrare appunto i mondiali antirazzisti che quest'anno appunto come da 4 anni si svolgano anche a Firenze e precedano l'evento nazionale. Quest'anno abbiamo fatto le cose veramente in grande, possiamo dire, oltre a unirci a un festival giovanile che veramente ha riempito il parco di strutture e di idee, noi ci siamo aggiunti con la parte sportiva e di questo siamo molto contenti. Come potete vedere sul campo ci sono tantissime squadre di tutte le età, di tutte le nazionalità, non ve le sto nemmeno a elencare perché sarebbe troppe, però appunto Daria vi sta facendo vedere quanti siamo e quanti, come siamo anche allegri, vorrei dire, no? Oggi domani si sfideranno sul terreno di gioco 20 squadre, giusto? 20 squadre, esattamente. Due gironi. Sono due tornei, un torneo per i più grandi e un torneo per i più piccini, il torneo per i piccoli che sono più squadre, sono 3 gironi. Quelli grandi invece hanno composto 2 gironi. In più, come vedete sullo sfondo, c'è anche la pallavolo che ha visto la partecipazione di 6 o 7 squadre. Comunque è un'attività molto aperta, si stanno unendo tutti perché tutti hanno voglia di giocare, questa è la cosa più bella che forse possiamo anche raccontare oggi. Bene, grazie a Leonardo Sbolgi. Abbiamo con noi anche Antonio Bagni. Perché il Mondiale Antirazzisti quest'anno sono inseriti all'interno del Festival Coppola Mundi. Coppola Mundi, esatto. È un festival che ha vinto il bando dell'estate fiorentina e che è iniziato già un paio di giorni fa e si concluderà anch'esso domani. Esatto. Diciamo che è venuto in mente, siamo grati di questa collaborazione con la WISP per i Mondiali Antirazzisti perché rappresenta a livello sportivo quello che vogliamo fare come organizzazione a livello di festival, ovvero riappropriarsi di uno spazio considerato morto e sottoutilizzato e attraverso la partecipazione, l'arte e diciamo, una visione diversa delle cose, far partecipare le persone e farle tornare a vivere questi luoghi. Chiaramente è tutto retto da volontari, quindi è venuto immediatamente in mente di poter coinvolgere la WISP da questo punto di vista. Noi sono il presidente di un'associazione di più di 30 ragazzi under 30 che fa delle arti varie la propria bandiera. E cosa dire di più? A parte essere grati, diciamo che una delle caratteristiche che ci muovono è sempre stata quella di pensare che attraverso il gioco e l'arte si possa dare un messaggio e sia anche dei modi migliori per dare un messaggio, quindi siamo ben lieti, soprattutto in questo momento storico, di ospitare un evento del genere e speriamo non sia l'ultima volta, speriamo sia solo la prima. E chiudo con una delle mie frasi preferite, che Platone diceva sempre che si impara più in un'ora di gioco che in un'ora di conversazione su una persona, e sono assolutamente convinto sia così. Grazie. Benissimo, grazie ad Antonio Bagni che ci ha fatto questa citazione. Ovviamente oggi e domani si giocherà per più di un'ora, saranno 2 giornate intense e le squadre che sono sul campo oggi sono anche sostenute da un tifo sugli spalti, è un tifo che sicuramente è rilassato, che si sta godendo anch'esso la giornata, è una giornata splendida di sole e questo è un parco che si trova nella zona sud di Firenze, un parco che sta vivendo una nuova vita perché era stato un po' dimenticato. Come vediamo si stanno affrontando sul terreno di gioco, sono 2 i campi allestiti e tra le squadre che sono presenti al torneo c'è anche la squadra degli Anelli Mancanti. Gli Anelli Mancanti sono una squadra che ha disputato anche per il primo anno il
torneo di calcio dell'UISP sul territorio fiorentino, aggiudicandosi il primo posto. Abbiamo qui Michele, del rappresentante degli Anelli Mancanti, che ci racconta un po' di più la storia di questi ragazzi che fanno parte di questa squadra. Sì, noi siamo un'associazione di volontariato che opera ormai da tanti anni sul territorio fiorentino. Abbiamo dato via questo progetto perché riteniamo che anche lo sport sia uno strumento fondamentale per l'integrazione, al di là di tutti i vincoli burocratici e legali che a noi nel nostro piccolo non ci competono. Riteniamo che lo sport appunto sia un veicolo fondamentale per l'integrazione, quindi collaboriamo con WISP ormai da tanto tempo, e quale migliore occasione se non venire qua a confrontarci con tutte le nazionalità che sono qui presenti e con dire il nostro. Anche noi abbiamo ragazzi che vengono da tante situazioni diverse, tante situazioni particolari, ma che tutte hanno un passato di cui bene o male vogliono liberarsi, oppure vogliono comunque cambiarlo in qualche modo, quindi la noi siamo qui per questo. La squadra è composta da migranti, fondamentalmente richiedenti asilo, diciamo migranti che sono qua da un po' più di tempo e che diciamo vengono da altre realtà, hanno un altro tipo di background alle spalle, ma che comunque ormai si sentono e vogliono essere fiorentini e italiani. La storia della squadra degli Anelli Mancanti è un po' particolare perché qualche mese fa, ancora ad inizio campionato, ha lanciato un appello perché tramite un servizio della RAI, perché la squadra era senza campo, non aveva la possibilità di allenarsi. Sì, perché da quest'anno noi abbiamo partecipato a un campionato WISP, quindi siamo entrati nel giro dei campionati WISP, e quindi avevamo bisogno anche noi come le altre squadre di un campo nostro in cui esprimere il nostro campo, esprimere il nostro calcio, allenarci, dare il nostro contributo in questo torneo, andare più avanti possibile. Infatti è andato molto bene, si è concluso poche settimane fa con la vittoria del campionato di promozione, quindi si è concluso nella maniera migliore, direi. E per l'anno prossimo vedremo, noi cerchiamo di rifarlo, sarà un'altra avventura, dovremo riaffrontare in qualche modo queste difficoltà, ma siamo qua per questo. Benissimo, ringraziamo Michele degli Anelli Mancanti. Anelli Mancanti è una realtà sul territorio di Firenze, un'associazione che si occupa appunto dei migranti e offre loro tutta una serie di possibilità, che sono quelle di attività sportive oppure culturali, o fa anche corsi di lingua. È una associazione molto attiva e appunto questa squadra non aveva un campo su cui allenarsi. WISP ha risposto a questa esigenza, li ha accolti presso il campo sportivo della Trave nella zona Firenze Nord, e in questo modo i ragazzi hanno un punto d'appoggio per continuare l'attività. C'è un progetto futuro, che è quello di coinvolgere loro e altre squadre, anche quelle composte da minori non accompagnati, e non solo nell'utilizzare il campo, ma di prendersi anche cura dell'impianto attraverso la manutenzione dello stesso, e in qualche modo poi avere in cambio un contributo che magari va alla squadra e che possa permettere loro l'acquisto, ad esempio, di materiali e attrezzature per poter giocare. Noi era, come vedete, siamo sul secondo campo, le squadre si stanno confrontando. Ricordiamo che è un torneo senza arbitro, i ragazzi si autogestiscono e in qualche modo riescono a capire qual è lo spirito vero di questo evento e riconoscere laddove c'è un fallo oppure una sanzione da dare, e fino a che punto sono qui per giocare, quando in realtà poi la finalità di questo evento è quella di condividere un momento di sport, di gioco e di divertimento. Parlavamo appunto delle squadre presenti e ora ci dirigiamo verso un partecipante che si chiama
Boubacar. Boubacar, tanti. Eccoci insieme a Boubacar, ci mettiamo, guarda, ci spostiamo da questa parte, spalle al campo. Ecco, ringraziamo subito Boubacar che di norma gioca negli anelli mancanti, ma oggi è in rappresentanza di quale squadra? Piragnoli. Piragnoli. Boubacar, sì. Qual è il tuo paese di origine? Il mio paese d'origine è del Mali. Il Mali. Sì. Da quanti anni sei in Italia? Da tre qualche mese. Sì. E, svolgi attività sportiva, ne abbiamo detto, con la squadra di calcio. Fai anche altre attività, non so, ad esempio un corso di lingua oppure qualche cosa di culturale? Sì. Faccio sempre il calcetti con anelli mancanti e poi faccio anche il teatro al Florida. Mm-hmm. E poi faccio anche il corso della lingua italiana. Beh, insomma, parli molto bene, ma complimenti. Grazie. Ti piace stare in Italia? Ti piace questo evento? Certo, mi piace tantissimo perché ci stiamo divertendo. Io con i miei amici, quindi sono contentissimo. Sei contento? Sei qui, ecco, con gli amici, siete una squadra, condividete le vostre storie, condividete quello, il passato, ma condividete soprattutto il presente, quello che è oggi, e condividerete un futuro che vi auguro sempre migliore. Sì. Tu hai qualche sogno nel cassetto? Di diventare, magari, diciamo, non un giocatore di calcio, ma professionista, ma magari, non so, hai qualche altra passione, qualcosa che da anni vorresti fare? Sì, almeno anche per organizzare tipi così, non lo so come dire. Vorresti partecipare come con Wisp nell'organizzare i tornei, esatto, gli eventi, quindi ti piacerebbe, insomma, avere la possibilità non solo di giocare ma di diventare parte dell'associazione e poter organizzare, quindi realizzare altri eventi come questo, sì, ancora, sì, più belli. Sì, sì, più belli. E dare il tuo contributo. Certo. Bene, bene. Grazie Boubacar, grazie mille, ringraziamo Boubacar. E ritorniamo sul campo da gioco con una panoramica, come abbiamo detto, di questa quarta edizione dei mondiali antirazzisti di Firenze, evento che si svolge all'interno del parco di Villa Favard, nella zona sud della città Gigliata. L'evento precede l'evento nazionale dei mondiali antirazzisti che si terranno a Modena dal 4 all'8 luglio. Tra oggi e domani ci saranno appunto le squadre di calcetto, ma ci saranno anche le squadre di pallavolo che già si stanno affrontando sul campo. E in più ci saranno tornei di ping pong, di bocce. Come vedete, le squadre sono miste. Ragazzi, fate un saluto alla diretta nazionale di Wisp su Facebook. Grazie ragazzi, in una pausa di gioco. Ecco, questo è il clima di questo evento, principalmente è il divertimento, lo stare insieme. C'è chi manda baci. E le squadre sono così miste, sono composte anche al momento, di chi viene, chiede di giocare e viene accolto. Si esulta per un punto, ma si esulta anche per un punto non fatto, ad esempio, perché questa è un po' la filosofia. Chi tocca? Tu qui.
Beh, oggi è una giornata molto calda, ovviamente bisogna in qualche modo assicurarsi di reidratarsi in maniera corretta per sostenere al meglio la temperatura. Ringraziamo anche i volontari che ci salutano, che sono qui da giorni che per organizzare l'evento. E come abbiamo detto ci sono anche i tifosi che sono impegnati ovviamente anche a passare del tempo in maniera rilassata sugli spalti. Ma ci ha raggiunto anche il presidente WISP, Marco Ceccantini, presente qui oggi. Abbiamo raccontato di questa quarta edizione di Mondiali Antirazzisti all'interno del Festival Popolo Mondi. WISP è da sempre impegnata con eventi, campagne e quant'altro contro il razzismo e a favore dei diritti per tutti. Sì, senz'altro siamo impegnati da sempre contro il razzismo e per i diritti di tutti, ma io credo che abbiamo fatto anche oggi un'ulteriore prova, un'ulteriore dimostrazione di quello che può essere lo sport come momento di insegnamento e di formazione dell'individuo. Tant'è che oggi non abbiamo avuto bisogno della VAR. Oggi ho visto massima correttezza, fair play, tutto quello di positivo che dobbiamo e possiamo fare con lo sport. Ho visto avversari sono affrontati anche con falli decisi, ma nessuno ha tirato indietro la gamba, ma tantomeno nessuno si è allontanato senza prima scusarsi con l'avversario e aiutarlo a rialzarsi. Questo è lo sport che vogliamo vedere, questo è lo sport della WISP e credo che oggi sia stata un'ulteriore dimostrazione di quello che possiamo fare, ma soprattutto abbiamo messo insieme oltre 20 squadre di calciatori provenienti da tutti gli angoli del mondo. Questa credo sia una bellissima manifestazione all'interno di un'altrettanto bella manifestazione che è Copula Mundi, che abbiamo subito raccolto l'invito quando a gennaio l'organizzatore Bagni venne a trovarci, facemmo una chiacchierata ma ci convinse subito della bontà di questa manifestazione e di questa operazione di inclusione e di amalgama fra un momento sportivo e un momento culturale. Questa è la WISP che mi piace, che ci piace e quindi credo che dobbiamo continuare su questa strada. Benissimo, ringraziamo il presidente WISP di Firenze, Marco Ceccantini. Abbiamo appunto sottolineato qual è lo spirito dei mondiali antirazzisti e quale sarà lo spirito dei mondiali che si terranno, ricordiamo, dal 4 all'8 luglio a Modena. Qui le squadre continueranno a giocare anche nella giornata di domani, sempre a Villa Favarda, al parco di Villa Favarda, nella zona sud di Firenze. Chi si trova a Firenze e desidera raggiungerci può farlo con i mezzi pubblici o con il proprio mezzo e godere di questo appuntamento, di questo evento. E noi rilanciamo l'appuntamento anche all'anno prossimo perché sicuramente ripeteremo questa esperienza. Ringraziamo chi ci ha accolto, ringraziamo i partecipanti, le squadre e Daria Manente dall'WISP di Firenze, dal parco di Villa Favaro vi saluta e vi augura un buon pomeriggio.